È stato presentato al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, il catalogo In divenire dell'artista partenopeo Marco Abbamondi, edito da Roggiosi. Il volume raccoglie i momenti salienti del percorso artistico di Abbamondi, dalle prime opere fino alla serie Lens, quattro i percorsi tematici che sono fra loro collegati: Belle Sguard, Ecstasy, Ecstasy Extra Flat Ions e Lens, che si soffermano in particolare sulla lettura dei materiali utilizzati e sul ruolo strategico giocato dal sughero, elemento primario utilizzato dall'artista per realizzare le sue opere. Il sughero infatti è elemento costante e presente sotto forme diverse in ognuna delle opere di Abbamondi. E ho scelto la tipologia del catalogo oggi e non di una persona, diciamo di un'altra personale a Napoli, proprio perché secondo me dà la possibilità maggiore di far conoscere il lavoro all'estero e anche fuori. Il catalogo infatti è anche fatto in doppia lingua, italiano e inglese, ed è per me quindi il catalogo secondo me può essere considerato un po' come se fosse una personale itinerante. Alla presentazione del catalogo è intervenuto l'editore della casa Roggiosi, Rosario Bianco. Abbiamo dato il massimo sia dal punto di vista editoriale ma sia dal punto di vista creativo, con l'evoluzione di Marco che è veramente una cosa bellissima. Abbiamo pubblicato altri cataloghi, ma devo dire la verità, ci stiamo assestando adesso su una qualità e una forma migliore, però va nella filosofia della nostra azienda, nella missione della nostra azienda, quella di supportare l'arte e la cultura napoletana, per cui Marco ci rientra a tutti gli effetti.